Pomeriggio grigio ma non freddo qui al Castellani, dove si gioca da 45 secondi 0-0 tra Empoli ed Ascoli. Allora andiamo subito con le formazioni. Nell'Empoli a emergenza Ietti schiera Andanovic tra i pali, Vinci, Mori, Stovini e Gotti in difesa, Moro, Valdifiori e Soriano in mezzo, Nardini e Forestieri appena dietro all'unica punta Coralli, il principe del gol in Serie B con 15 reti. Queste invece le scelte di Fabrizio Castori, tecnico dell'Ascoli: Guarna in porta, Capogrosso, Faisca, Micolucci e Calderoni in difesa, centrocampo folto con Lupoli, Moretti, Gazzola, Di Donato e Cristiano, Fekzesin è l'unica punta, dirige Tommasi di Bassano del Grappa, 12° gettone in Serie B. Studio Malagola. Attenzione, il vantaggio dell'Empoli al 34° minuto con Moro, dunque Empoli 1 Ascoli 0. A te la linea. Dove quindi la situazione è cambiata, adesso la formazione di casa, l'Empoli conduce sull'Ascoli per 1-0 pochi istanti fa, al 34° minuto la rete di Davide Moro. Allora ve la raccontiamo rapidamente, bella iniziativa in velocità, la prima per la verità della formazione di casa sulla sinistra, palla da Coralli per Forestieri, Forestieri che appoggia proprio al limite dell'area per Moro che di prima intenzione proprio da 17 metri di destro fulmina con un raso terra il portiere Enrico Guarna, dunque niente da fare per Guarna, Empoli in vantaggio al primo vero affondo. La situazione 36° minuto, Empoli 1 Ascoli 0. Studio. E la linea può andare ad Empoli. D'accordo Repice, ad Empoli siamo nel secondo dei 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Dino Tommasi della sezione di Bassano del Grappa. La situazione Empoli 1 Ascoli 0, sta decidendo questo match la rete nel primo tempo di Davide Moro al 34° minuto, dunque ultimissimi assalti davvero dell'Ascoli, Ascoli che tra l'altro è in 10 uomini contro 11 per l'espulsione di Micolucci, ultimi assalti dicevamo dell'Ascoli, ma Ascoli anche vicino al pari pochi istanti fa, c'è stato un bel colpo di testa in mischia del giovanissimo Romeo, prontissima in questo caso la risposta in tuffo di Andanovic, davvero una buona opportunità questa per la formazione marchigiana. Adesso mancano esattamente 2 minuti al termine della partita, Empoli 1 Ascoli 0. Studio. Scusa forma, il finale di Empoli, Empoli batte Ascoli 1-0. A te la linea.